in compagnia di Hassan Isciapi e Luca Argentero, lezioni di cioccolato 2, baci perugina che volano. Ciao a tutti, ciao e benvenuti. Ciao, ciao. Ce lo teniamo noi? Sì. Vai, sì. Eccoci qua. Allora ragazzi, innanzitutto, visto che esce venerdì 11 novembre al cinema, nella sala italiana, raccontiamo qualche chicca e aneddoto per i telespettatori di YouTube e di internet. Allora, continua la bizzarra amicizia tra Mattia e Kamal, che si rincontrano dopo qualche anno passato lontani. Mattia continua a essere un imprenditore cialtrone che però decide definitivamente di dedicarsi al cioccolato, chiede l'aiuto di Hassani, che però rifiuta. Kamal. Che però, di Kamal, sì, Kamal rifiuta per proteggere la sua amata figlia Nawal, che è arrivata di Parigi, e io non mi fido di non di Luca, di Mattia. Allora l'istoria comincia qui qua. E dobbiamo di nuovo scambiarci i ruoli per compensare dei favori che ci dobbiamo a vicenda, e la moneta dello scambio sono dei consigli che io chiederò a Kamal per conquistare una fantomatica donna araba che ho incontrato, di cui mi sono innamorato, e lui inizierà a darmi consigli per conquistare questa donna senza sapere che questa donna in realtà è sua figlia Nawal. C'è stato qualche aneddoto divertente che vi porterete nel cuore, insomma, anche in previsione di questo terzo? Terzo è una buttata. Terzo, sì, si sa. Qualche aneddoto di qualcosa di diverso, non so, in cucina, col cioccolato, c'è qualcosa che vi resta particolarmente nel cuore, vi ha divertito particolarmente? A me è divertito stare con Hassani, ritrovarsi dopo un po' di anni senza aver avuto grosse comunicazioni in questi anni, e ritrovare lo stesso spirito che c'era stato, che si era creato all'inizio, già per me è un ricordo bello, particolare. È come ritornare a casa dopo 4 anni, per me, di trovare tuo fratello, piccolo, giovane fratello, come sta? Era, sì, è un piacere di lavorare insieme. E ieri tanti di gente hanno detto: come avete fatto per trovare questo chimica. E boh, sono di chimica che esista, certo, entro attori, c'è o non c'è? Sono abbiamo fortuna, siamo fortunati che noi c'è. C'è. Noi c'è. Sentite, negli Stati Uniti il cinema viene comunicato in modo forte anche via internet. Sì, sono d'accordo. In Italia invece c'è ancora un gap. Porca miseria. Bello grosso. Voi che tipo di rapporto, cioè innanzitutto come pensate si debba sviluppare il rapporto tra internet e cinema, stando attenti comunque a quelli che sono i diritti eccetera? Ma poi con questa nuova trovata che in teoria bisognerebbe pagare i diritti sia per i trailer, non so se l'hai sentita, una roba da pazzi. Vabbè, sono molto d'accordo con te, sono molto attento perché seguo da spettatore il cinema americano, mi è capitato di seguire più volte delle campagne di marketing lunghe, anche mesi, che insomma prendevano vita su internet, che portavano degli ovvi benefici all'uscita in sala. In Italia si tende a creare il proprio pubblico dall'inizio della promozione e per qualche settimana per il passaparola, quando il film ormai è già in sala. La grande sfida, il grande strumento internet potrebbe essere utilizzato per fare in modo che quel bacino di spettatori tu lo crei prima che il film esca in sala, in modo che quando il film sarà in sala le persone sapranno già che si saranno già affezionate all'idea di andare a vedere quel film. Non l'hanno capito ancora, secondo me, un po' i produttori italiani. Che dobbiamo fare? Glielo più che dirglielo, io farlo, continuo a dirglielo, farlo. Io credo che, no, non so, in Italia è un po' più lento a prendere queste cose di... Si dice siamo decoccio. No, siete bene italiani, mi piace. No, ti piace, però siamo lenti. Sì, è bello, perché dobbiamo correre tutto il tempo qua? Perché fa bene al film, fa bene, perché porta più gente a vedere il film. Va bene ragazzi, grazie, se volete un saluto agli amici di internet. Amici di internet, mi raccomando, lezioni di cioccolato 2, sì. Almeno voi che lo sapete, venite. Di 11 novembre. Grazie. Grazie a voi, ciao.